sperando che non piova dalle parti di Mirko, ma non credo. Mirko, buonasera. Ma buonasera, no, al massimo possono piovere soltanto cazzate, su questo sai benissimo che il diluvio è universale, come stai? Bene, bene, guarda, qua in via Giambellino mi è passato prima una persona che correva e allo stesso tempo una che mi sbadigliava davanti, quindi perfetto, direi che siamo a posto. Ottimo, proprio immagini poetiche da, sì, da dipingere sui quadri poi. Senti, ma qua su SM Radio ormai la gente si collega anche per sapere lo sport femminile, tutto quello che c'è da informarsi, perché mi sembra giusto dare spazio ogni tanto a questo, visto che fanno già poco in generale, quindi che cosa ci vuoi dire stasera? Allora, intanto anticipo una cosa per cui Gus mi vorrà malissimo: Monza ha vinto la CEV Cup, ecco, dopo aver vinto il secondo set in Turchia, però ve ne parlerà lui, quindi certo. Una piccola anteprima. Per quanto riguarda il calcio femminile, si parla di Serie A perché si sono giocate le partite del campionato e io invito tutti a vedere gli highlights di Roma-Inter 4-3, perché il più bel gol della giornata l'ha fatto Marika Banovic e ha fatto una rovesciata capolavoro, quindi okay, andate a vederlo. Ci sono gli highlights sulla pagina della FIGC femminile, che così se non avete tempo di vedere le partite durante il weekend potete sempre guardare i gol e le highlights, mm-hmm, e poi naturalmente informarvi sui vari siti di informazione, tra cui Pink Soccer 24 e donnenelpallone.com, per cui avete sempre un'informazione bella 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 presente. Un saluto a tutti, o insomma un saluto a tutti, ovvio. E poi ci sarà la Champions League domani, visto che si parla di Monza che ha vinto, c'è una Monza che ospiterà una partita domani. Ah. Barcellona contro Manchester City, quarti di finale di Champions League, gara d'andata, quindi partitissima da non perdere. Pronostico? Non perdere, se non fosse che non credo ci sia una copertura televisiva. Pronostico molto 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 difficile, perché sono le due formazioni a mio avviso messe meglio dal punto di vista sia della rosa sia della condizione sia dal punto di vista tecnico, hanno praticamente un potenziale assurdo. E in più, sì, domani ci sarà anche il derby tra Paris Saint Germain e Lione, quindi altra sfida con le campionesse in carica del Lione, che ospiteranno la prima forza del campionato della D1 Arkema, e sarà anche lì un bel 1x2. Abbiamo 2-1x2, credo che il Chelsea farà meglio contro il Wolfsburg, mentre per quanto riguarda invece il Bayern Monaco contro Rosengard, il Bayern penso che passi facile, e stavolta credo di non sbagliare il pronostico, perché settimana scorsa ho dato il Corinthians vincitore della Coppa Libertadores, è uscita dalle semifinali, è arrivata terza, perché rispetto alla Champions League europea hanno anche le finaline per il terzo quarto posto. Ha vinto il Ferroviaria, quindi Coppa che è rimasta in Brasile, battendo 2-1 l'America dei Cali. Ma guarda, ma sei meraviglioso, sei, ma vuoi, se vuoi... No, mi manca una cosa, campionato spagnolo, il Barcellona tanto comanda, vince 4-0 a Rayo Vallecano, 60 punti, 99 gol fatti, ne manca uno per arrivare a 400, così anche i nostri politici sono contenti. E infine clamoroso tonfo del Real Madrid contro il Levante, che è la seconda forza del campionato, ed è clamoroso perché il Real stava vincendo 2-1, stava, scusate, vincendo 1-0, e ha preso il gol del 2-1 del Levante nei minuti di recupero, anche in maniera piuttosto sbalorditiva, perché in quel caso lì da una ripartenza sulla mediana è arrivata a metà campo, è arrivato il gol del Levante, che allunga così al secondo posto, ed è una bella lotta per il terzo posto, perché ci sono ben 5 squadre in 6 punti. Meraviglioso. Senti, abbiamo gli ultimi 30 secondi, vorrei chiedere un attimo a Buffon cosa ne pensa dello sport femminile. Allora, io sono molto contento, dai, perché insomma è la volta buona che mi levo dalle palle, no, all'amico, posso andare a vedere tante ragazze che giocano. Bene. E poi porto anche i miei pargoli, Giaccherini e Giovinco, dai, cioè, che me li porto un po', ci fanno un po' di cultura, soprattutto. Benissimo, grazie Buffon, è sempre gentilissima a parte sua, so che vuole aggiungere qualcosa negli ultimi 10 secondi anche di Gabue. Sì, ciao Gito, dai, posso dire una cosa? Poi Cipollini mi ha rotto le balle. Ecco, grazie Mirko, sei sempre gentilissimo, te, seguitelo dappertutto anche sotto casa, che tanto è generoso anche in quello. Sì, semmai vengo con la busta o con i cestini per raccogliere qualche euro, ecco, giusto per mettere un po' le finanze a posto. Perfetto, grazie Mirko, sei sempre puntuale e gentilissimo. Di nulla, grazie a te, Ciso, e un abbraccio a tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori.